Oddio. Logwax. Ho fame. È tardi, presto che tardi. Ho fame, muoviti. Allora, io già ho fatto tantissime cose perché ho messo il nuovo video, ho pubblicato il nuovo video, poi mi sono già montata il video per domani perché, come sapete, un video al giorno. Faccio sempre un video al giorno, o qua o sul mio secondo canale. E adesso dobbiamo pappare. Ma sto capello me la pasticcia. Guarda, guarda, com'è cattivo, guarda, guarda com'è cattivo sto capello. Uff. Mio amore oggi ha fame perché è andato al lavoro, è tornato dal lavoro e adesso giustamente vorrebbe mangiare, che ha fame perché è tardi. Adesso dobbiamo mangiare qualcosa di leggero perché sono 2-3 giorni che sfracanniamo e quindi io voglio mangiare qualcosa di leggero, di sano. Una pizzetta. Crea pizzetta. No, non ci credo, fammi vedere. Oh mio Dio. Cioè, ma perché fai queste cose? Oh, guarda qua. Ma quello veramente ha comprato le pizze. Guardate qua, ragazze. Cioè, che meraviglia. Wow, però questa è pizza. Però questa è pizza casareccia. Proprio super casareccia. Non è quella della pizzeria. Guarda com'è bella. Wow, una a me, una a te. Wow, quindi. Ma no, c'ha un profumo. Poi è piena di olio. Ci sono praticamente 8 litri di olio in questa pizza. È profumatissima. Cioè, ragazzi, mi voglio di tuffarsi dentro. E come si fa a rifiutare la pizza? Non si può, oddio. Grande nella mia faccia questa pizza, vabbè. Comunque non si può dire di no. Perché l'hai comprata? Dovevamo mangiare sano oggi. Più sano di questa, una bella pizza. Non ti sopporto più, ma perché fai queste cose? Comunque guardate che bello qua dietro. Il mio runner. Perché sta questa borsa qua sopra? Questa borsa non deve stare qua sopra. Uffa. Troppo bello il mio runner che mi ha fatto la mia mamma. Bellissimo. Guardate il telefono di Max del chip a forcella. Guardate, tieni Max, è l'unico al mondo ad avere questo telefono. Sfigato. No, io non te lo regalo se fai il bravo. E tu fai il bravo. Faccio più presto. Ma che è sto capello? Vabbè, vedi com'è. E perché hai fatto così su ship? Pare che ti ha shippato gatto. Mamma mia, la figlia. Sta porta, fatto. No, mo basta, non ce la mangiamo. Basta, ragazzi, devo chiudere, se no mi lascia. Addio. Ciao, ci vediamo dopo. Manda un bacio a tutte le tue fans. Oh, sei carino, sei molto shabby chic così, perché dietro c'è tutta la finestra shabby chic. Oh, ma sei troppo carino, guarda qua, fa un sorriso shabby chic. Oltre alla pizza ho fatto anche un po' di salmoncino per le proteine, con la rucoletta, con i semini. Guarda quanti bei semini, girasole, papavero. Ci fanno una ucelluzzo. Fanno una ucelluzzo. Fanno bene i semini. Mangiano di limone. No, del limone no. Semi di girasole, papavero e finocchietto. Però i piatti di carta non si devono usare. Noi non li usiamo mai, è vero? E li usiamo sempre quelli là di ceramica. E poi Max dopo li lava. Come faceva quella canzone che stavi cantando? No, ma quella è una canzone che non si può cantare. La dici? Si può cantare. La dici? No. Ah, allora, lo canta. E fa niente, la dici? Te ne vai, amore. Devo fare la lavatrice. Ma no, ma lo sai che queste lavatrici non finiscono mai? Ma non è possibile, andate qua di qua. Allora, come fare la lavatrice? Tutorial.
prendere tutti i panni che ci sono, buttarli tutti nella lavatrice, senza pensare ai colori. Ciao, amo. Dove vai? Ovais. Che significa ovais? Ma dormi dopo? Va bene. Ciao. Compra l'acqua. Sì, ho aperto. Vedi, si è aperto. Ho aperto. Fate un po' di nozionate. Guardate. Sto mettendo tutto dentro. Non viene mia mamma, che la sente, non mi sgrida. Non si può. Così da lavati. Ah, i bianchi no, con colorati. Sì, ciao! Salutate tre voto. Fatta bene? No, come me? Secondo me non si ho messi troppi. Certo. E quello così facevamo, con risparmiamo la corrente. Ma non c'entrano, non si, non va. A parte che non vengono neanche bene. Poi, questi. Ma togliti la borsa, giubbino. Mamma, questi sono cose che non vanno, vanno così. Le asciughe, queste vanno a parte, le asciugamani vanno a parte. Se da là, metto cose in giro, qua. Mamma, ma quando sembrano? Ecco qua, questo va tutto in giro. Asciugamani, nada cosa. Però come avevo fatto io subito si può uscire. Ma non c'entrano. Ha capienza che 7 kg. C'è 6 kg. Uffa, ma lo doveva fare due, no? Ecco, questo è già l'ho fatto un altro. Tre. Perché tu fai tutto quanto insieme. Se facessi no, io non mi sarebbe. Non ti piacerebbero. Veramente queste renne, oh mamma mia, da dove sono arrivate? Finalmente oggi stiamo mettendo le tende. Qua ce l'abbiamo l'aiuto tappezziere e qua abbiamo la sarta. Ma ecco perché guardaci così. Comunque mia mamma è venuta qua, troppo benvenuta qua, si è portata la macchina per cucire perché doveva finire qua. Comunque queste tende sono troppo belle, un'anteprima vi faccio vedere perché poi vi devo fare il video room tour. Finalmente mamma, possiamo fare il video room tour con le mie tende shabby chic, che non solo solo queste qua, questa è solo la parte di sotto, poi deve venire il sopra. Comunque sono stupende, tutte realizzate a mano da mia madre shabby chic, bellissime. Se volete il video room tour, mamma, che devono fare? Devono mettere un pollice in su. E fai il pollice? Se no non lo metto, brava. Maglietta carina, orecchini carini, che tra l'altro mi ha regalato una di voi, sono troppo troppo adorabili con i biscottini. Pronta per girarmi un video, mi devo muovere. Sotto sono già vestita per la palestra, c'ho il toppino della palestra. Proprio per abbreviare i tempi vado di frettissima perché dopo devo andare in palestra ad allenarmi. La primavera e l'estate, veramente. Infatti questa canzone a me mi sa tanto proprio di primavera, estate, è troppo troppo bella, di Marco Venguni. Comunque vi volevo dire sta cosa, che ho fatto i video per il secondo canale, l'ho fatto la settimana scorsa. Ci sono state un po' di polemiche sul secondo canale, ho fatto un video, il vlog al supermercato Lidl con tutte le novità eccetera, e la ricetta poi di una mia colazione che amo tantissimo. E
e anche questa settimana che ho fatto cosa mangio, un nuovo cosa mangio in un giorno che mi piacciono tanto tanto tanto, è stato un po' di polemiche. Alcune persone hanno detto: ah, ma i video sono vecchi, questo video c'ha il giubbino pesante, invece adesso fa caldo. Allora, ci tengo a dire sta cosa: prima di tutto, io sono una persona molto freddolosa e quindi io ho sempre perennemente freddo, e infatti amo il caldo, cioè io d'estate sto benissimo, cioè a 50 gradi io sto bene, non soffro il caldo, che sono proprio io, dovrei vivere tipo in Africa. Poi, seconda cosa, Napoli non è un pallino così, Napoli è enorme. Io ad esempio non abito a Napoli centro, ma in provincia, e io sto tipo in collina, in montagna, dove comunque fa freschetto, cioè fa caldo, si può dire, soltanto il 15 agosto, quindi noi siamo con la copertina, col maglioncino come tanti nonnini veramente fino all'estate, quindi c'è, cioè, questo c'è da dire. E poi io, facendo praticamente un video al giorno sul mio primo o sul mio secondo canale, i video io li registro con molto anticipo. È ovvio, non potete pensare che io mi registro un video ogni giorno. Io registro molti video anche con molto anticipo e poi li carico comunque nei giorni successivi. Quindi veramente non capisco sta cosa del perché bisogna trovare sempre il pelo nell'uovo e vedere il marcio in tutto. Cosa c'è di male, cosa c'è di strano? Se io i video, ovviamente sono una youtuber, quindi devo fare questo, devo fare video, e volendo fare un video al giorno come voglio fare io, i video me li registro con anticipo, e questa è la mia programmazione, ed è molto difficile fare tanti video. Infatti non è facile, ovviamente bisogna organizzarsi, e non vedo, non c'è nulla di male, cioè cosa c'è di male? Hai perso la credibilità? Sei falsa? Ma perché sono falsa? Cosa c'è di male se io i video me li registro pure di più in uno stesso giorno e poi li metto in giorni diversi? Cioè, io non me l'ha detto il dottore che posso anche caricarvi il mese di luglio un video dell'inverno. Cioè, non è un video vecchio, è un video vecchio se l'avessi già caricato, ma se non l'ho mai caricato, è un video nuovo. Poi, ad esempio, parlando di Lidl, tutte le offerte, le cose che vi ho fatto vedere sono ancora attuali, perché il video non l'ho girato un giorno prima, è vero, ma l'avrò girato massimo 4-5 giorni, una settimana prima. Ma pure se l'avessi girato un mese prima, ne va a voi cosa mi interessa? Cioè, ma veramente qua stiamo a puntualizzare su tutto. Cioè, ma io i video me li organizzo, sì, me li preparo prima, me li registro prima, beh, allora è questo, cioè, il mio lavoro. Ma perché pensate che per fare un film, per fare una serie TV, per fare ad esempio Amici, per fare i programmi, c'è Posta per Te? C'è Posta per Te, registrano 10 puntate 10 mesi prima e poi le caricano per tutto l'anno. Cioè, ma è ovvio, ma è così che funziona. Non capisco perché la gente si deve stupire, deve stare sempre a rompere le scatole su tutto, perdi credibilità, sei falsa. Ma andate a vedere le persone che veramente vi ingannano e veramente vi fregano, magari consigliandovi prodotti che fanno schifo solo perché sono pagati, o prodotti che possono essere dannosi. Cioè, ma veramente, facciamo, io a Lido ad esempio, parlando del Lido, io a Lido vado io con i miei soldi, con la mia macchina, con la mia benzina, compro io i prodotti, cioè non me ne frega un cavolo, né di Lidl né di nessun altro, e vi dico quello che penso. Se un prodotto mi piace, vi dico che mi piace, se fa schifo, vi dico che fa schifo, come di qualsiasi altra marca. Quindi veramente, e voi mi state a sindacare perché io tengo il cappotto e in quella giornata avete sentito caldo? Cioè, ma veramente, facciamo. Quindi veramente, questa è una cosa che ci devo dire, perché la mia sincerità e l'onestà viene prima di tutto, e penso che l'onestà e la sincerità di una persona non si vede che se carica un video dopo 2 giorni, dopo una settimana o dopo un mese. Quindi mettiamo un punto a sta storia di sti video e di sti titoli, perché veramente, sì, i video possono essere anche di una settimana, di un mese prima, di 10 giorni prima, di un anno prima. Posso caricare anche un video di quando io ero bambina, del mio battesimo e della mia comunione, beh, di 15 anni fa, lo vorreste vedere il filmino della mia comunione? Ma no, sai che risate, ragazze, ci faremmo, sarebbe veramente una chicca. In the gym, Nancy. In the gym, ma guarda i miei capelli, vado a stricciare, ma una di quella diavoli. Mi sembra quello, spaventapasse. Già abbiamo fatto Pilates, è vero? Sì. E adesso ci andiamo a allenare, andiamo a fare i muscoli. E chi è qui? Guarda, quello ci sta spiando. Comunque, guarda qua che bello. Io metto sempre l'iPod qua, io invece sul braccio, tu invece là, siamo attrezzatissime. Adesso tu iniziate a riscaldare, io mo vengo, devo comprare la... Che tristezza! Muoviti, vela! Ho
fatto 5 minuti di riscaldamento, adesso poso il cellulare e mi vado a spaccare. Poi se volete vedere il video del mio allenamento completo me lo dite, lasciate un pollice in su e ve lo faccio. Ci vediamo dopo. Finita la gym, Nancy, guarda che muscoletti, guarda. Abbiamo un aspetto bellissimo, dopo la palestra siamo fresche come delle rose, ragazzi. Però guardate che boom boom, boom 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 boom. Ho detto alle ragazze, se vogliono il video del nostro allenamento, ci mettono un pollice in su e ne facciamo il video, vero? Però non adesso, stiamo morendo, domani avremo tanti dolori. Che poi si dice sta cosa, lo sai Nancy, che i dolori, dicono che i dolori è l'acido lattico che è rimasto nel muscolo, che poi alla fine non è vero. Il dolore significa che la fibra muscolare si sta rompendo e il tuo muscolo si sta ingrandendo. Wow, allora si sta ingrandendo un sacco. Domani, brava, domani se ti farà male il tuo boom boom vuol dire che stai facendo un bel culetto sodo. Se non ti fa male vuol dire che oggi sei venuta a pariare praticamente. Ma già da mo' mi fa male. Che brava, stai crescendo, brava. Comunque prima nella palestra, brava, nella palestra stava facendo quella canzone, sì, perché dato che sono soltanto le 11 di sera, insomma è presto, non andiamo assolutamente di fretta. Comunque come faceva quella canzone che stava facendo prima? And I wake up in a make up. Ragazzi, ditevi come si chiama, mi piace troppo. Io, se non mi sbaglio, il cantante è Katy Perry. In a wake up in a morning. Ti casa tanto, tanto, tanto. Comunque andiamoci a lavare. Perché puzziamo, dai, puzziamo. Preparando per domani per Maxi. Brucina, succo di frutta fatto in casa e bigliettino. Buona giornata, amore.